Che cosa è avvenuto? È avvenuto questa applicazione di questa democrazia light, privata qualsiasi cosa. Qui è verso una dittatura di stampo legale che la maggior parte di persone magari non avverte perché è condizionata a considerarlo a pezzo per pezzo, no? La giustizia, il lavoro, l'Europa, e mentre la guardi nei suoi pezzi si perde la visione globale. La visione globale è una dittatura fatta da questo ebettino, che è un ebettone pericolosissimo, quindi molto sottovalutato anche da me, e questo me ne dispiace, ma andiamo verso veramente una grande criminalità organizzata di stampo democratico. Quindi io esorto veramente le persone, i cittadini, anche i componenti di altri partiti, se hanno ancora un po' di barlume di democrazia dentro, non si può far fuori l'opposizione così, far finta, questa gente falsa e ipocrita, falsa e ipocrita. Noi potremmo aver sbagliato a comunicare certe cose, abbiamo un'informazione tutta contro, abbiamo anche perso perché non si è mai visto che dalla sinistra a destra tutti i telegiornali, tutti i giornali hanno alimentato un clima di terrore, di orrore se poteva vincere il Movimento 5 Stelle. Io vi esorto a tirare fuori un po' di coraggio e di smetterla di pensare che questa sia la governabilità. Qui siamo oltre qualche cos'altro, siamo oltre, abbiamo delle persone che si mettono d'accordo su come riformare la giustizia, su chi la giustizia l'ha presa dietro il collo, cioè su gente che non può andare a votare, la legge elettorale, riformano la giustizia con dei pregiudicati condannati. Io veramente un barlume e un briciolo di orgoglio, io ve lo chiedo anche al PD, al PDL, al Partito Sardo d'Azione, al Sud Tirolo, Fospartan, qualcuno che dentro cominci a chiedersi dove stiamo andando a finire. Dove stiamo andando non è la governabilità, è l'inciucio enorme di questa gente che lavora per i propri interessi, come Berlusconi, per le sue aziende, altro che il popolo italiano. E dall'altra parte abbiamo il lavoro delle banche, della finanza, dagli speculatori, e non si può lasciarli questo magnifico paese. Signori, noi faremo un'opposizione ancora più dura di prima, ancora molto più dura di prima. Quindi noi ci siamo, ci saremo. E ci stiamo organizzando. Io abbraccio i miei collaboratori, i parlamentari, gli attivisti, di non deprimersi perché forse ci sarà un'altra evoluzione di cosa significa stare all'opposizione. Un'altra evoluzione significa che sempre con mezzi democratici fargli sapere che esistiamo e non ci possono relegare in un angolo. Questo ve lo prometto. Io abbraccio anche i ragazzi che si sono fatti prendere in giro da questi falsi e ipocriti che parlano di 10 punti e parlano del documento che dovrebbe essere consegnato a chi? A casa di chi? A casa della casa della casa di chi? L'abbiamo pubblicato sul Corriere, sul blog, che 8 punti siamo disposti a concedere e a fare, dopodiché noi non concediamo più un millimetro. Quindi avranno a che fare adesso con delle persone adulte, non più dei bambini, non faremo più cose da effervescenti o di stampo magari goliardico, basta, faremo un'opposizione vera, dura e tutti insieme. Ma esorto soprattutto le persone che stanno nei partiti a non adagiarsi su questa cosa, non adagiatevi, noi non abbiamo perso, non abbiamo vinto, siamo la seconda forza politica del paese, abbiamo quasi 2.000 persone dentro le istituzioni per bene, ci tengo a dire per bene, abbiamo 11 sindaci, 17 parlamentari europei per bene. Ripeto, per bene, questa è la nostra grande rivoluzione, far entrare nelle istituzioni le persone per bene, questa è la grande rivoluzione del Movimento 5 Stelle, il resto sono speculazioni giornalistiche di un'informazione che ci ha catapultato al 50° posto come libertà di stampa e paese semilibero. Quindi io, di nuovo, la mia è un'esortazione a tirare fuori un po' di orgoglio. Io vi abbraccio tutti, abbraccio Di Maio, abbraccio gli altri che sono stati presenti ed erano presenti, hanno fatto la conferenza stampa.
di questa farsa che hanno voluto portare fino alle estreme conseguenze, perché sono anche vigliacchi, non hanno il coraggio di dire: guardate, non, con voi non parliamo, non ci parliamo più, punto. Neanche il coraggio, sempre una cosa, poi il contrario di quella, poi un'altra, poi un'altra. Sono ipocriti e falsi. Questo la gente lo deve sapere quando fanno le leggi, quando fanno andare in televisione a dire le cose, quando fanno i loro cambiamenti e le riforme con dei pregiudicati. Io vi abbraccio tutti.